questo è quello che si dice in Europa. Apposta vi dico, non siamo rappresentati da nessuno, da nessuno. Quindi non andiamo a votare. Trasformiamo il referendum, perché ora la fine. Io da quando ho cominciato 40 giorni fa, ogni volta che mi hanno fatto le interviste l'ho detto. Spinelli parlava dell'Europa dei popoli, oggi ci comandano le lobby, solamente le lobby, questo è. Grazie. L'avevamo preannunciato che venivamo in piazza. Anche perché non vedo cosa dobbiamo fare, siamo persone civili, stiamo lottando, ma vedono che di noi se ne fregano, come se non siamo italiani, che se tantissimi agricoltori, centinaia di migliaia di agricoltori di tutto il paese stanno protestando, non interessa a nessuno. Non credo che questo sistema possa andare bene, forse non si rendono conto quello che è stato seminato. È vero, siamo stanchi, non ce la facciamo più e hanno puntato su questo, ma dopo che uno si riposa poi può ripartire, è sempre meglio di prima. A Bruxelles continuano le proteste, immagini delle scorse settimane con anche immagini molto forti, e qui in Italia però sembra che il movimento si sia un po' diviso, come vedete la situazione? Non c'è stata nessuna divisione, una parte del movimento piccola, non il nostro, era nelle mani e si è disgregato, nella mani della Coldiretti e di qualche partito politico che ha vicino al ministro. Ma adesso qual è l'obiettivo, diciamo, quando vi ritereste soddisfatti di quanto? Soddisfatti assolutamente no, stanno chiudendo 200 aziende agricole al giorno, dati insomma inconfutabili, e questa è una cosa normale? Secondo voi è una cosa normale? Non lo so, quindi è una cosa che veramente ci lascia perplessi. Ma la politica, quindi, che cosa chiedete in questo momento? La politica, questo sistema politico non credo che sia in grado di darci nulla, io spero e mi auguro che ci sia un po' di responsabilità. Ma se non c'è, ne prenderemo atto. Le istanze importanti che distinguono questo movimento da quello che i giornali vogliono far passare. Abbiamo consegnato sia al governo, prendendo le iscrizioni, se ci lasciate anche un numero di telefono e una mail, abbiamo una newsletter da... da 365 giorni all'anno così, in queste condizioni, perché lavoriamo dalla mattina alla sera, hai capito? E noi per prodotto, queste mani qui, vi portano il prodotto alla tavola, dove mangiate, hai capito? Sì, rischiate di chiudere comunque. Noi no, perché mi fighi che mi lascio niente, non è che poi in pensione mi danno la buona uscita, a me danno due calci al culo e dopo 70 anni sto... Mio padre è morto un mese e mezzo fa e stava in campagna con me. Agricoltori, solo quando le cose andavano bene, c'è bisogno che si solo per pubblicità, esattamente, adesso c'è bisogno che si metta a capeggiare senza bandiere una rivolta che fa parte di tutti noi, perché tutti noi stiamo male, abbiamo il diritto a mangiare sano, a mangiare genuino.